Sì, grazie Presidente. Poi le ricordo cortesemente anche di avere l'elenco della votazione della delibera 58. Allora, io vedo che vengono usati dei termini un po' catastrofici relativamente all'agire di questa amministrazione. Beh, diciamo che forse hanno sbagliato, almeno hanno sbagliato argomento, perché l'argomento che stiamo trattando è uno di quelli su cui questa amministrazione credo che abbia fatto veramente, veramente di più. Io ho sentito incapacità di questa giunta, incapacità amministrativa. Forse sfugge a qualche consigliere dell'opposizione che c'è stata questa crisi, insomma, relativa alla pandemia che ha colpito tutto quanto il mondo, e ATAC ha subito una riduzione dei passeggeri veramente notevole. Nei piani di rilancio dovuti al concordato preventivo, abbia anche un po' anticipato i tempi, perché più autobus nuovi stanno in strada e più chilometri si possono fare. Questa è la ragione per cui si è chiesta l'urgenza di quest'atto, e la giunta si è mossa in modo tempestivo relativamente alle problematiche che si stanno affrontando. Io credo che sia comunque opportuno, in quest'aula poter fare anche a qualche consigliere dell'opposizione sfugge qualche aspetto. Noi abbiamo iniziato a governare questa città. Che abbiamo trovato ATAC con 1.300.000.000 di debiti, una società fallita, praticamente fallita. Allora, prima di arrivare a portare i libri in tribunale, che è stata una decisione, perché sapevamo qual era la responsabilità dell'azione che noi stavamo compiendo, ebbene, noi a settembre 2017, dopo un lungo percorso di preparazione dei documenti e quant'altro, abbiamo portato i libri in tribunale. Vorrei ricordare a tutti che fino a gennaio 2019 in ATAC non si poteva muovere una foglia perché tutto passava attraverso del tribunale. Ancora adesso in parte è così, ma adesso c'è una situazione un pochino più agevole. Dopodiché la proposta che questa amministrazione ha messo in piedi con il piano di rilancio di ATAC è stata votata favorevolmente dai creditori ed è stata dal tribunale, per cui c'è stato un esito positivo del concordato preventivo. Lo ricordo, per una società con debiti per 1.300.000.000 era una cosa che oggettivamente faceva un po' tremare i polsi a settembre del 2017. Ma era l'unica cosa che si poteva fare, che potevamo fare con coraggio, abbiamo fatto per mantenere pubblica questa società. Ebbene, la prima gara per acquistare i primi nuovi autobus, lo ricordiamo sempre nel racconto del riepilogo delle puntate precedenti, che noi abbiamo trovato gli autobus con 12 anni di media. Ma autobus che circolano con 15 anni, 18 anni, e questa è la ragione per cui sono oggettivamente troppo vecchi per poter circolare. E questa amministrazione ha messo come obiettivo principale quello del rinnovo della flotta. Allora, noi oramai abbiamo superato l'acquisto di oltre 900 autobus. Allora, 227 lo scorso anno, 328 quest'anno, 150 sono stati gli autobus che erano stati programmati dalla scorsa amministrazione, ma erano stati programmati male e dunque si erano incagliati e non si riusciva a sbloccarli. E questa amministrazione si è impegnata per risolvere quel problema e li ha messi in strada altri 150. Ce ne sono ulteriori 100, ce ne stanno altri piccoli acquisti che portano il tutto che nel 2021 noi avremo una flotta rinnovata di oltre 900 autobus. E questo le opposizioni lo chiamano disastro.
Io non capisco con che coraggio, per carità, loro strumentalizzano tutto, strumentalizzano qualsiasi cosa, hanno l'abitudine di far vedere che sta crollando il mondo per ogni cosa, ma in questo caso stanno proprio sbagliando obiettivo, lo fanno in tante occasioni esagerando, ma in questo caso è proprio palese la contraddizione rispetto ai fatti veri. È ovvio che i primi autobus, io lo vorrei ricordare, i primi nuovi autobus, anzi il primo nuovo autobus proprio come campione è arrivato ad agosto 2019. I primissimi autobus nuovi sono arrivati a novembre 2019. Ricordo a tutti che l'8 marzo 2020 si è bloccata l'Italia. Allora, nel momento in cui questi autobus sono cominciati ad arrivare e dovevano macinare chilometri per far sì, per far recuperare i chilometri e bigliettazione da parte dell'utenza, ebbene si è bloccato tutto. Ed è qui è intervenuta la giunta, che è stata assolutamente tempestiva in tutte le attività di contrasto al Covid e tutte le emergenze che questa città ha dovuto affrontare. Io vorrei anche un po' ricordare sempre nel riassunto delle puntate precedenti che è bene Consigliere, la prego di poterlo. avviarsi a conclusione, grazie. Sì, non sono 10 minuti? Ok, Ci siamo, sì. Prego, allora mi avvio alla concluda, concluda. conclusione. Grazie. Prego. Nel riassunto delle puntate precedenti vorrei ricordare il contratto di servizio con il gestore privato che l'amministrazione Alemanno ha fatto nel 2010. Allora, se noi stiamo avendo dei problemi nel ribandire la gara, che peraltro non aumenta i chilometri rispetto al passato gestiti dal privato, e beh, se noi stiamo avendo dei problemi è proprio perché era stato fatto male il contratto di servizio allora, che avevano stabilito con una palla di vetro nel 2010 qual era il valore degli autobus alla fine del contratto, che era una cosa che a noi ci costringe a dover rispettare una regola che in realtà ha creato dei problemi che hanno contestato poi le società che volevano partecipare al bando, e questo ci ha messo in difficoltà perché quel contratto era fatto male, assolutamente male. Dunque, io vorrei finire il mio intervento con un'ulteriore notizia positiva. Oggi è uscita l'agenzia di stampa che ATAC per il secondo anno consecutivo chiude in utile l'esercizio con 7 milioni e 9, l'anno scorso era stata 850 mila euro, dopo una vita di anni che chiudeva in perdita, stiamo parlando di perdere di 150 milioni, 2 anni prima che arrivassimo noi 213 milioni, 213 milioni, e noi adesso abbiamo chiuso l'anno di esercizio 2019 con 7,9 milioni di utile, e questo le opposizioni lo chiamano disastro. Allora, per cortesia, ci sono tante difficoltà, si può migliorare su tante cose, io non lo metto in dubbio, ma nell'esagerazione degli attacchi a questa amministrazione, su questo punto avete toccato veramente l'apice, perché su questo punto non ci potete dire nulla, perché abbiamo risanato un'azienda, l'abbiamo lasciata pubblica, quando voi ci avete lasciato il disastro. Grazie. Grazie.